Dal Vangelo di Marco. In quel tempo Gesù apparve agli undici e disse loro: «Andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo ad ogni creatura. Chi crederà e sarà battezzato sarà salvato, ma chi non crederà sarà condannato. Questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono. Nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se berranno qualche veleno non recherà loro danno. Imporranno le mani ai malati e questi guariranno». Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano. Sorelle e fratelli carissimi, stiamo per terminare il tempo pasquale. Oggi celebriamo la festa dell'ascensione di Gesù al cielo, domenica prossima celebriamo la Pentecoste, la discesa dello Spirito Santo su Maria Vergine e gli Apostoli riuniti nel Cenacolo, il dono dello Spirito alla prima comunità e a tutta la Chiesa. E avvicinandoci al termine del tempo pasquale, ci avviciniamo al termine dell'avventura di Gesù fisicamente su questa terra. E allora oggi si compie un passaggio di consegne. La storia con la presenza di Gesù viene chiusa, si apre una nuova storia con la presenza di Gesù attraverso le nostre parole e attraverso i nostri gesti, attraverso la nostra vita, di noi che siamo i Suoi discepoli. Naturalmente Gesù, come appunto è evidente, non ci lascia da soli, ce lo dice Egli stesso a conclusione di questo Vangelo, che per essere compreso deve essere inquadrato nel versetto precedente, in cui Gesù appunto appare agli undici. Cosa facevano questi undici? Erano seduti a mensa. Non è un particolare secondario, è un particolare con un'alta valenza simbolica. Gesù che appare agli apostoli mentre sono a mensa e ripete questo gesto con i discepoli di Emmaus, mentre erano seduti a mensa, lo riconoscono nello spezzare il pane. E Giovanni ci dice che anche i discepoli tornati a pescare lo riconoscono mentre lui offre loro del cibo. È il segno di noi, cristiani di oggi, discepoli di oggi, di noi, chiesa, comunità di oggi, che riconosce Gesù quando è seduta a mensa con Lui, quando celebra l'Eucarestia, quando ascolta la parola e spezza il pane insieme. Allora è lì che i nostri occhi si aprono, è lì che noi possiamo riconoscere la presenza del Signore ed è lì che noi dobbiamo accogliere anche il rimprovero del Signore. Il Signore infatti rimprovera questi discepoli perché erano duri di cuore, perché erano increduli, perché non credevano. E il Vangelo di Marco, forse anche più degli altri Vangeli, si sofferma a mettere in evidenza l'incredulità dei discepoli, la difficoltà a credere dei discepoli, che è la nostra incredulità, che è la nostra difficoltà a credere. Perché credere non significa soltanto aderire con l'intelligenza, con la mente ad una verità. Credere significa fare una scelta di campo. Credere, infatti, non è dare una adesione intellettuale ad una verità,
non è soltanto dire con la mente credo a quello che mi è stato rivelato, alla testimonianza che mi è stata offerta. Credere è fare una scelta di vita, fare una scelta di campo, fare una scelta di cuore, fare una scelta d'amore. Credere è unire la nostra vita con quella di Gesù, proprio come fanno gli sposi. E allora certo che è impegnativo credere, perché se il Signore Gesù è risorto, vuol dire che aveva ragione, e se aveva ragione, io devo realizzare nella mia vita quello che Lui ha detto, e cioè dare la mia vita, non possedere la vita degli altri. Vivere nel servizio e nell'amore, non vivere per accumulare beni. Essere servo di tutti, non essere il re che domina e spadroneggia su tutti. E non è semplice fare questa scelta. Se non ci rendiamo conto di questo, non capiamo la difficoltà dei discepoli, ma forse siamo superficiali nella nostra adesione di fede, siamo superficiali nella nostra vita di credenti. Il Signore non rimprovera i discepoli perché sono fuggiti. Il Signore non rimprovera i discepoli perché hanno avuto paura. Questo è naturale. Anche noi possiamo aver paura, anche noi possiamo fuggire. Il Signore rimprovera la loro durezza di cuore, rimprovera la nostra durezza di cuore, la loro fatica a credere, la nostra fatica a credere. Eppure è a loro che si affida. Eppure è a noi che si affida. Gesù non fa fare ai discepoli di ieri, gli apostoli, un corso di recupero, non fa un master breve per insegnare nuovamente loro quello che devono dire, quello che devono fare. Li manda, dice andate, e la stessa cosa fa con noi. Andare presuppone un alzarci. Andare presuppone un lasciare, andare presuppone un dirigerci verso altre persone, altri luoghi, altre culture. Gli apostoli hanno dovuto lasciare le loro case, i loro ambienti, le loro tradizioni, tradizioni religiose a cui erano molto legati, per andare verso l'ignoto. Anche noi siamo chiamati a lasciare le nostre tradizioni per andare verso il mondo, ad annunciare semplicemente il Vangelo. Questo chiedeva Gesù ai discepoli, questo chiede oggi a noi. Andate e annunciate il Vangelo. Cos'è il Vangelo? Lo dice la parola stessa, una notizia buona, una notizia bella. La notizia bella dell'amore di Dio verso tutti, una notizia bella di un padre che ama tutti i suoi figli senza distinzione. Ce lo ricordava anche la liturgia di domenica scorsa, quando Giovanni nella seconda lettura ci diceva: in questo sta l'amore, non siamo stati noi ad amare Dio, Lui per primo ci ha amati, Lui per primo ci ha resi i Suoi figli. Noi dobbiamo contraccambiare questo amore nei fatti e nella verità, non semplicemente con la lingua e con le parole. Ce lo diceva ancora Giovanni nel Vangelo di domenica scorsa: Dio ha tanto amato il mondo da dare suo figlio per la salvezza del mondo. Questo termine che ritorna anche nel Vangelo di oggi: chi crederà sarà salvato. Ecco la salvezza del Signore, che non è soltanto lo stare con Lui in paradiso dopo la nostra vita, ma è un essere salvati oggi qui, cioè un realizzare pienamente la nostra esistenza, perché chi crede nel messaggio di Gesù si umanizza. Chi crede nel messaggio di Gesù diventa migliore, chi crede nel messaggio di Gesù porta al punto più alto la sua esistenza di uomo, di donna,
di persona umana. Questo dobbiamo accogliere. Se noi crediamo in questo Vangelo e questo Vangelo portiamo agli altri, allora vedremo prodigi, vedremo segni straordinari, che non sono quelli che normalmente noi indichiamo con il termine miracoli, ma vedremo la realizzazione di un mondo nuovo, di una umanità nuova, di una Chiesa nuova, che l'Evangelista Marco indica attraverso cinque immagini tipiche del mondo biblico che noi dobbiamo saper interpretare. Se noi annunciamo il Vangelo, cambieremo gli uomini e le donne, cambieremo anche la creazione stessa, perché non sono soltanto gli uomini e le donne che stanno attendendo il Vangelo, ma come ci dice San Paolo nella lettera ai Romani, il Vangelo è atteso dalla creazione intera perché tutto possa essere trasformato. E non è necessario che noi vediamo questi cambiamenti, non è necessario che noi osserviamo la conversione, perché tante volte noi diciamo: ma il Vangelo lo portiamo e non vediamo immediatamente i frutti del Vangelo. Non sta a noi deciderli, come dice sempre Marco in una sua parabola, che è solo sua, nel capitolo 4. L'agricoltore, il contadino, deve gettare il seme nel terreno. Come quel seme cresca nel terreno non spetta al contadino saperlo. Infatti lui o dorme o veglia, il seme cresce da solo, per la potenza che è nel seme. Così è del Vangelo. Una volta che noi l'abbiamo annunciato, la forza del Vangelo troverà la sua strada. A me e a voi, cari fratelli e care sorelle, il Signore ci chiede di annunciare, non necessariamente di convertire, non necessariamente di cambiare. Questo avverrà secondo i tempi e i modi che sono del Signore, che non sono a nostra disposizione. E cosa ci chiede allora, cosa ci dice il Signore di fare? Quali sono questi segni, queste immagini che accompagneranno l'annuncio del Vangelo? Parleremo lingue nuove, le lingue dell'amore che tutti comprendono, non le lingue della forza, della violenza, che sono quelle tipiche del mondo di ieri e del mondo di oggi, in ogni ambito, nel mondo lavorativo, nel mondo scolastico, nel mondo dello sport, nel mondo della politica. In qualunque ambiente, anche in famiglia, noi portiamo avanti oggi il linguaggio della forza, della violenza, del potere. Le lingue nuove che noi saremo capaci di parlare sono le lingue nuove dell'amore. Potremo prendere in mano i serpenti, potremo bere il veleno e non ne avremo alcun maleficio. Il serpente, fin dalla prima pagina della Bibbia, è colui che suggerisce all'uomo un progetto di vita diverso da quello che il Signore aveva immaginato. E andando avanti, gli animali messi insieme, pur nel loro contrasto, sono il segno dell'accoglienza del Vangelo. Dice Isaia che se si accoglie il Vangelo, il leone e l'agnello possono stare insieme, il lupo e il capretto possono stare insieme e un bambino potrà mettere la sua mano nella tana dei serpenti eppure non avrà alcun danno. Allora non diamo retta al serpente che ci suggerisce una strada diversa rispetto a quella di Dio, come fece con Adamo ed Eva. Non diamo retta al serpente che ci suggerisce scorciatoie che però non portano da nessuna parte. Ascoltiamo il Vangelo del Signore e crediamo che donando la nostra vita la troveremo. Non poniamoci l'interrogativo: ma sarà davvero così? Non mi conviene forse godermi la vita come fanno tutti? No, accogliamo il messaggio del Signore e portiamo questo Vangelo, questa bella notizia a tutti. Altri due segni
Gesù presenta ai Suoi discepoli e presenta anche a noi. Anzi, questo che vi annuncio adesso, il Signore lo aveva detto per primo: scaccerete i demoni. Non è che noi dobbiamo fare gli esorcismi, come nel famoso film L'Esorcista di tanti anni fa. Scacciare i demoni significa scacciare ciò che non è buono, ciò che ci fa male, ciò che impedisce a noi di essere veramente uomini e donne, di essere veramente persone. Scacciare i demoni significa scacciare l'ira, scacciare la violenza, scacciare l'attaccamento ai beni, scacciare tutto ciò che ci pone in contrasto con l'ambiente nel quale viviamo e con le persone. Scacciare demoni significa non pensare soltanto a noi stessi, ma pensare agli altri, amandoli e mettendoci a loro disposizione. E infine ci dice il Signore che potremo anche imporre le mani sui malati ed essi guariranno. A dire il vero, nel testo greco c'è scritto «ed essi ne trarranno beneficio». Forse non saremo capaci di guarire le persone, ma di portare beneficio nella vita delle persone, prendendoci cura di loro, questo certamente lo possiamo fare tutti. Diventare come il samaritano che si ferma su colui che è sofferente al bordo della strada, questo lo possiamo fare tutti. Evitare di passare oltre rispetto alle situazioni, alle persone che incontriamo, questo lo possiamo fare tutti. È bello, arrivando alla conclusione di questo Vangelo, ricordarci che esso è giunto a noi attraverso questi 11, non più il gruppo completo dei 12, perché Giuda aveva preferito seguire la strada del serpente, quella del mondo vecchio, aveva preferito parlare la lingua della violenza e del potere. È giunto attraverso questi 11 che pure sono fuggiti, che pure hanno rinnegato, che pure hanno tradito, ma comunque hanno rispettato il compito che il Signore aveva loro affidato. Noi conosciamo Gesù e il suo Vangelo perché questi 11 lo hanno annunciato ovunque. Anche noi siamo fragili, anche noi siamo deboli, anche noi a volte rinneghiamo Gesù. Anche noi a volte lo tradiamo, eppure attraverso di noi il Signore vuole che continui l'annuncio del Vangelo e la sua presenza nel mondo. Facciamolo ed Egli ci garantisce di essere al nostro fianco, di darci la forza necessaria e di accompagnarci fino in fondo in questa avventura stupenda. Egli infatti non pratica la teologia dell'ascensore, cioè si eleva da terra, va verso il cielo e si dimentica di noi, ma pratica la teologia del cammino, la teologia della strada, la teologia della presenza. Attraverso di noi si fa presente a tutto il mondo e continua a salvarlo, cioè a renderlo più bello, più umano, più giusto. E solo allora, poi, tutti quanti insieme, con l'intera creazione, potremo godere dei beni eterni del paradiso.